Grazie Maria. Mi dispiace, avrei voluto farle vincere. E ci abbiamo provato. È tornata qui in piazza una bravissima interprete con la sua voce calda e sensuale. Oggi ci regala un brano portato al successo da Renato Zero, un brano intenso che lei interpreta veramente bene, con la sua voce che prende le note in fondo al mare e arriva su fino alle stelle. Ma con bella, i migliori bella. Anni. Bella questa cosa che hai detto. Lei è Silvia Mezzanotte. Dove le prendi? Pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Tu come un gentiluomo ed io come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto il pollo. Di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sogni resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. Dopo un incontro come gli ultimi sopravvissuti, forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori nostra vita. Brava, emozionante. Grazie. Ed sei sempre emozionata. Sempre, sempre. Poi questa
Un'altra canzone di quelle che ti strappa il cuore proprio. Scritta da? Scritta da, non lo so. Da Guido Morra e da Maurizio Fabrizio, due grandissimi autori. No, scusami, non ti volevo mettere Allora, quest'anno a Sanremo si sono imposti dei cantanti molto giovani che hanno raggiunto la popolarità grazie ai talent show. Sì. Tu insegni, vero, sì, nelle scuole? Tante accademie di canto. Qualche volta viene a insegnare anche nella mia, sarei onorato. Ma che idea ti sei fatto tu di questi ragazzi? Oppure che consigli dai quando ti chiedono maestra, ma io vorrei avere successo? Prima di tutto di vedere questi talent show e pensare che sono occasioni attraverso le quali arrivare comunque ad un momento di visibilità, ma che occorre sempre studiare, occorre fare gavetta, occorre avere le spalle coperte, occorre avere tanta tenacia, perché poi tu ben sai come me che la nostra vita è fatta di tanto lavoro e di tanto sudore. Brava Silvia, brava, sdoganiamo anche il nostro lavoro che sembra una cosa così semplice. Infatti. Silvia rimarrà con noi perché dopo dobbiamo fare una dedica a un'amica molto speciale, una canzone bellissima portata al successo da Bocelli e Giorgia, Vivo per lei, la voglio cantare insieme a te. Molto ci stai? Volentieri, certo. A dopo, grazie. Grazie. Bene, complimenti. A dopo.